Ciao ragazzi e bentornati. Lavoro ormai da remoto da un po' di anni e spesso la gente mi chiede: ma che lavoro potrei fare per lavorare e viaggiare anch'io? Devo per forza essere un programmatore o essere nel mondo dell'informatica per farlo? La risposta è no, e in questo video vi darò un bel elenco di lavori che si possono fare da remoto e che permettono di viaggiare, e alcuni sono dei lavori tradizionali che uno potrebbe pensare non si possono effettuare da remoto, ma negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, quindi vediamo un po' quali sono questi lavori. Innanzitutto le caratteristiche che deve avere un lavoro per permetterci di essere dei nomadi digitali sono due. Una è che deve essere possibile svolgerlo esclusivamente utilizzando un computer, un cellulare, comunque tramite internet. La seconda caratteristica è che non deve essere richiesta la vostra presenza fisica troppo spesso. Può succedere di dover essere presenti, ma non troppo spesso, se no non si può viaggiare più di tanto. Quindi queste sono le caratteristiche che deve avere un lavoro da nomade digitale. Io sono Giuppi, sono un nomade digitale e spero di aiutare anche voi a diventarlo. Quindi iniziamo a vedere quali sono queste professioni. Iniziamo questo elenco con la prima professione, ovvero quello dell'assistente virtuale. Che cos'è un assistente virtuale? Possiamo vederlo come una sorta di segretario, segretaria personale che si occupa di prendere gli appuntamenti, gestire l'agenda e gestire anche i rapporti magari con fornitori, clienti, altre persone. Insomma, fa tutta un servizio di assistenza per manager, un dirigente o qualunque persona all'interno dell'azienda e si occupa di gestire diverse cose. Ovviamente tutto questo può essere fatto da remoto, perché parliamo di gestire appunto riunioni, agende, appuntamenti, prenotazioni. Sono cose che oggi si possono fare da remoto. La seconda professione è molto più tradizionale, ovvero la professione dello psicologo, che fino a qualche anno fa, fino a prima della pandemia, era inimmaginabile si effettuasse da remoto. Ora che invece il remoto si è sdoganato ovunque, anche lo psicologo può avere degli incontri, avere delle persone in terapia da remoto, e questo permette anche a uno psicologo di poter strutturare la sua vita viaggiando senza avere il vincolo dello studio. Esistono poi piattaforme che sono sempre più diffuse, la più famosa è UnoBravo, che serve sempre, che opera esclusivamente da remoto, quindi capite che quello può essere uno sbocco lavorativo interessantissimo. Ovviamente se siete uno psicologo o uno psicoterapeuta. Poi, vabbè, togliamoci il dente, tutto il mondo dell'IT, la programmazione, i sistemisti, chi gestisce le infrastrutture, tutte queste figure possono ovviamente lavorare da remoto. Io sono un freelance sviluppatore di software, quindi lo faccio da remoto, full remote. E quindi se siete in questo mondo e non capite come si può vivere da nomade digitale viaggiando, sappiate che ci sono un sacco di aziende che lavorano così, un sacco di lavori che è possibile fare solo da remoto. In un prossimo video vi parlerò di un po' di risorse, non solo per programmatori, ma un po' per tutti, per trovare delle occasioni di lavoro da remoto. Però si lavora al computer, questo è il lavoro che più facilmente si può trasformare in un lavoro da remoto. Quarta professione è quella dell'insegnante. Non mi riferisco agli insegnanti della scuola pubblica, comunque della scuola ordinaria in DAD, ma parlo di tutte quelle persone che online creano dei corsi, insegnano delle competenze, offrono del materiale. Ecco, strutturandosi, creando appunto dei corsi attraverso piattaforme o anche su un proprio sito, si può insegnare e fare gli insegnanti completamente da remoto. Capite quindi che in questo caso una vostra competenza, qualsiasi sia, legata a una qualsiasi delle vostre passioni, può essere trasformata in un lavoro che quindi unisce il fatto di avere completa libertà di movimento anche a rendere redditizio quella che è una vostra passione, che mi sembra un obiettivo molto molto auspicabile. Prima di andare avanti vi ricordo di farmi sapere se vi è utile questo contenuto con un mi piace, con un commento e soprattutto iscrivetevi se non volete perdere i prossimi contenuti, perché farò molti altri video su quello che è tutta la parte di ricerca di lavoro per diventare nomadi digitali, perché è un bellissimo stile di vita, ma è spesso si hanno le idee confuse su come entrare. Io stesso ho fatto fatica all'inizio a capire come diventare completamente un lavoratore da remoto a tempo pieno. Quinta professione è quella del designer. Ovviamente tutto il mondo del digitale si appoggia sulla creazione di contenuti grafici di vari tipi, dalle grafiche legate al marketing a quelle legate alla creazione di contenuti. Insomma, ci sono un sacco di lavori che è possibile fare da designer ed è anche in questo caso facile trovarli completamente da remoto. Magari non facilissimo in Italia, dove è ancora vista un po' male questa cosa, ma ampliandosi al mercato internazionale, molte aziende permettono di collaborare da remoto, e quindi anche in questo caso è un mestiere assolutamente idoneo. Sempre parlando di contenuti, passiamo a quella che credo sia la sesta professione dell'elenco, ma ormai mi sono perso, che è quella del copywriter. In questo caso parliamo di contenuti testuali, quindi tutto quello che riguarda i testi
delle campagne pubblicitarie, quindi legate sempre al marketing, ma anche dei siti, anche di siti informativi, anche la creazione di contenuti testuali per altri creatori di contenuti. Insomma, saper scrivere bene può essere reso redditizio e guarda un po', scrivere al computer si può fare da remoto, quindi dai. Settima professione, quella del commercialista, esatto, noi il commercialista lo immaginiamo lì con tutti i nostri numeri che fa i calcoli nel suo studio. In realtà anche questo mestiere, per quanto fatto di calcoli, può essere fatto in qualunque posto. Ovviamente non tutte le parti della professione possono essere eseguite da remoto, però ci sono magari dei task o magari delle aziende che hanno bisogno di un professionista, di per esempio un esperto contabile, che possa anche svolgere il lavoro da remoto. Quindi magari è più difficile da trovare. Se operate ovviamente in proprio potete gestirvi maggiormente, quindi in quel caso è più facile, però anche il commercialista va rivisto e rimmaginato come un lavoratore da remoto. Ottava professione, i video, foto, tutto quello che è maker, ovvero produzione di contenuti sotto forma di immagini. In questo caso non parliamo del designer, ma di colui che crea dei contenuti fotografici, sempre per articoli, siti, social e quant'altro, oppure video. Quindi foto e videomaker sono altre due figure molto ricercate. In questo caso il lavorare da remoto è sì fattibile per un sacco di cose, non per altre. Ovviamente se dovete fare un servizio fotografico, farlo da remoto mi sembra quanto controintuitivo, però per tutta magari la post produzione o per un sacco di altri task, lavorare da remoto da magari freelancer in questa attività è molto diffusa come cosa. La nona professione riguarda il mondo del marketing, quindi se lavorate nel mondo del marketing, soprattutto del digital marketing, oppure del social media manager, tutto riguarda la parte social delle aziende, dei brand, ma anche dei singoli creator, ecco che le vostre competenze rientrano benissimo in un lavoro che può essere svolto da remoto. Decimo lavoro, il customer care, l'assistenza cliente. Questo è un altro lavoro richiestissimo che può essere svolto da remoto. Questo perché quello che prima poteva essere magari il grande capannone pieno di persone che facevano assistenza clienti al telefono, cosa che magari accade ancora in molti centri, in realtà è stata molto delocalizzata ed è possibile quindi trovare molti lavori in cui si fa assistenza clienti ma lo si fa da remoto. Inoltre esistono customer care molto specializzati, se per esempio mi viene in mente assistenza medica per quanto riguarda un'assicurazione di viaggio, oppure l'assistenza tecnica specialistica per determinati prodotti. Ecco che la vostra competenza, le vostre passioni, quello che sapete fare possono rientrare in un'azienda che ricerca un customer care molto, molto settoriale, e quindi anche in questo caso va sfruttata quella che è la nostra competenza. L'ultimo mestiere, l'undicesimo se non ho sbagliato i calcoli, è quella del recruiter. Questo perché è vero, io ho sempre pensato il colloquio di lavoro, il processo di selezione di persona, l'ho sempre fatto di persona, ma in realtà prima con la pandemia, ma anche per tutti i lavori che sono effettuati appunto da remoto, magari dall'altra parte del mondo, ecco che anche quella fase diventa digitale, magari a parte un colloquio conoscitivo di persona. Ecco quindi che essere un recruiter, quindi far parte di tutto quello che riguarda la ricerca personale, avere quel tipo di competenze e perché no crearsela attraverso dei corsi, può essere effettuato completamente da remoto, perché appunto tutte quelle aziende che magari hanno tutto il processo di recruiting a distanza, ecco che possono cercare dei recruiter che operino completamente da remoto. Quindi se avete comunque delle competenze in ambito risorse umane o comunque vi piacerebbe entrare in questa sfera lavorativa, sappiate che si offre bene questo mestiere per diventare un lavoro da nomadi digitali. Bene, abbiamo finito, spero che vi sia stato utile per avere almeno degli spunti, perché come avete visto non è necessario essere dei programmatori o lavorare nell'informatica per poter viaggiare e lavorare nello stesso tempo. Ci sono un sacco di possibilità e davvero con la pandemia si è aperto un mondo, un sacco di mestieri. Lo psicologo è quello che forse rende più evidente questa cosa. Si sono trasformati dei lavori e sono diventati dei lavori che è possibile fare da remoto. Quindi cogliete questa occasione se anche voi amate viaggiare, amate avere la possibilità di vivere ovunque e di provare a lavorare in posti nuovi. Come sempre vi ringrazio, lasciate un commento per farmi sapere e far sapere agli altri lavori che possono essere svolti da remoto, e ci vediamo alla prossima.